per la Juventus di Max Allegri non ci sono più alibi, perché l'1-1 visto contro la Fiorentina sta creando dei malumori clamorosi. E dopo l'1-1 brutto della Juventus in casa della Fiorentina arrivano anche le parole di Max Allegri che abbiamo riportato. C'è un popolo bianconero in questo momento, è in rivolta totale contro l'allenatore, contro Max Allegri, che non soltanto ha fatto delle robe scellerate in campo con dei cambi che sono stati francamente ripetibili, ma nel post partita rilascia delle parole che fanno innervosire non poco, e che messe a paragone con quello di Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, che gioca con Kouamé, con Sottil, con Jovic, con Abrabat, con giocatori di livello non inferiore, di gran lunga inferiore rispetto a quelli della Juventus, beh, ora non ci sono più alibi. Perché gli alibi a questa Juventus li si potevano dare forse lo scorso anno, quando cominciava la stagione con giocatori come Ken, al posto di Ronaldo, con Morata, ma soprattutto con gente come Bentancur, come Rabiot, con un centrocampo non di altissimo livello. Questa Juventus si presentava in campo con un centrocampo formato da McKennie, Locatelli e Paredes. Paredes è un giocatore di altissimo livello. Era una squadra che lascia in panchina Vlahovic e che mette Milik, che aveva Di Maria e Kostic. Kostic è il mio giocatore dell'Europa League, Di Maria uno dei migliori esterni negli ultimi 10 anni. In difesa aveva Bremer, che è stato nominato il miglior difensore della scorsa stagione, e un signor Perin. Tradotto, questo è un evento che a livello di rosa doveva divorarsi la Fiorentina. E le parole del post partita di Allegri sono disarmanti, perché quando dice sono contento del risultato ed ero arrabbiato sul finale perché non vedevo l'ora che finiva la partita, questo è un allenatore che ha una mentalità da rivedere. Quando a inizio primo tempo togli Di Maria per De Sciglio, dai una mentalità sbagliata alla squadra. E quando dici soprattutto che è contento del risultato ed è, si è fatto il quinto risultato utile e positivo, quindi sono contento, c'è qualcosa che non va. Perché poi, quando poi vedi subito dopo l'intervista a Vincenzo Italiano che dice sono arrabbiato, un italiano che allena una Fiorentina e che ha, ripeto, in attacco Kouamé, Jovic, Enta Cabral, Amrabat, Mandragora, in difesa giocava con Igor, è entrato Martinez quarta. Non era il Real Madrid, diciamo così. Non giocava contro il PSG, non giocava contro il Bayern Monaco. Giocava contro una Fiorentina che ha una rosa che è quella che è, ok? E quando un allenatore come Vincenzo Italiano con questa rosa dice io sono arrabbiato per il pareggio perché potevamo vincere, e invece Allegri con quel tipo di rosa, quel popò di roba che ha lì davanti, con Di Maria, con Kostic, con Milik, con Vlahovic in panchina, Paredes, Locatelli, McKennie, Miretti in panchina, una gran bella squadra. Oggi la Juventus, al di là del discorso terzini, lasciamo perdere per un attimo i terzini, che sono quelli che sono, però c'era Cuadrado oggi come terzino, quindi neanche puoi dire, vabbè, non ne hai neanche uno di spinta, perché quello di spinta c'era che è Cuadrado. E quando tu hai una squadra del genere e dici sono contento del risultato, non puoi che beccarti fischi di un popolo bianconero che l'anno scorso ti può anche aver perdonato perché la condizione era tutto quella che era, ma quest'anno no. E vedere l'ennesimo scempio del genere è fastidioso, perché quando poi tu vedi l'intervista post partita ti rendi conto che a fronte di una rosa del genere c'è un gioco espresso che è così, in un secondo tempo di nulla, 3 passaggi fila non fatti, e sento dire non è facile vincere a Firenze. Non è facile vincere a Firenze quando giochi così, ma quando hai una rosa del genere tu dovresti vincere a Firenze a mani basse. A mani basse, soprattutto quando hai la fortuna di passare subito in vantaggio e quando hai la possibilità di poter mettere qualità in questa squadra. Hai messo Di Maria, hai messo Paredes, hai messo Milik come alternative, hai Vlahovic preso a gennaio. E soprattutto, quando sento che questo allenatore, ci rifacciamo alle parole, continua a dire perché nel secondo tempo si è calati, e lui risponde perché sono usciti Paredes e Di Maria, così facendo dai anche una botta, tra virgolette, scarichi la responsabilità ai giocatori che sono entrati. Non c'è un'ammissione di colpa dicendo io ho fatto questa scelta perché io ho deciso di arretrare. Io ho deciso che l'1-1 mi andava bene, quindi difendiamoci, difendiamo il risultato,
a discapito di un gioco che è stucchevole, è ridicolo parlare di bel gioco, di brutto gioco. Qua stiamo parlando di approccio, di mentalità, di impronta che dai alla partita quando tu non la vuoi vincere o comunque cerchi di tenere per poi eventualmente pressare nei minuti finali, avere il colpo di fortuna, così come è successo lo scorso anno a Firenze con l'autogol di Venuti. E lì scarichi la colpa ai giocatori e quello lo trovo francamente fastidioso. Quando poi tra l'altro hai un signor Vlahovic che è l'uomo più forte che hai in questo momento in rosa, che ti ha deciso le partite, che ha fatto 4 gol, che è stato decisivo, 4 gol in 4 partite, è un momento unico per Vlahovic, ok? E in conferenza dici perché non è entrato e lui dice è perché ho solo 5 cambi. Erano tutti stanchi e ho preferito Ken. Ora, se tu sull'1-1, dopo che hai fatto 4 partite in cui non hai fatto miracoli, non le hai vinte tutte e stai pareggiando a Firenze, dire ho preferito Vlahovic a Ken, o Ken a Vlahovic, è fastidioso. Anche perché se tu mi parli di una gestione di un giocatore come Paredes che è appena arrivato e quindi può essere un po' stanco, di un giocatore come Di Maria che viene da un infortunio, di una gestione di Bonucci che ha la sua età e che comunque viene da un infortunio, posso anche capirlo. Ma quando si parla di gestione di un ragazzo di 20 anni, perché Vlahovic ha 22 anni, di che stiamo parlando? E dire ho preferito Ken, che è un giocatore che non ne becca una giusta. Cioè, un pallone non lo stoppa Ken. Non riesce a bloccare un pallone, non riesce a gestire un pallone. Quando tu pareggi 1-1 a Firenze e non metti il tuo giocatore più importante, vuol dire che in questo momento del poter far gol non ti interessa, perché l'importante in quel momento è non prenderle. E quindi metti De Sciglio, che al posto di Cuadrado, che è la tua priorità, non prendere gol, e quindi metti un difensore un po' più bravo in difesa piuttosto che un esterno un po' più offensivo, perché levi Di Maria. Quando tu metti Bonucci al posto di Alessandro, vuol dire che sai che Alessandro difensivamente può avere qualche defianza, e quindi metti un difensore ancora più esperto come Bonucci. Così davvero non ci siamo. Sono in questo momento tanti, tantissimi i tifosi che stanno anche sui social, ma anche nei nostri nelle nostre piattaforme, comunque su Instagram, su YouTube, su tante piattaforme, si stanno davvero rivoltando. Perché l'ennesima dimostrazione che la Juventus non c'è l'abbiamo avuto oggi. E qua non si parla più di acquisti, di cessioni, di giocatori di un certo livello. Qua non si parla più di cambiare Tizio al posto di Caio. Qua si parla di approccio, si parla di mentalità. E quella che sta dando questo allenatore a questa squadra è una mentalità che non va. È lo stesso motivo per cui qualche anno fa la dirigenza è arrivata a dire forse dobbiamo avere un allenatore un po' più coraggioso come un Sarri, o un allenatore che comunque dà una mentalità un po' più offensiva. Molti in questo momento pensano, io a fronte di una partita del genere in cui c'è una Fiorentina che gioca un Kwame e la Juventus che lascia in panchina Vlahovic, molti stanno pensando che se fosse al contrario, se Vincenzo Italiano avesse tra le mani la Juventus, sicuramente non staremmo parlando di Juventus che va a vincere la Champions League. Però l'approccio sarebbe diverso, l'approccio sarebbe un po' più simile a quello, non so, che ha un Milan, che anche se non ha una rosa eccezionale ma punta sempre a vincere. Qua stiamo parlando di una squadra che oggi non si può più lamentare a livello di rosa. Qua stiamo parlando di una squadra che ha una rosa importante. Ha una rosa che con Pogba e Chiesa recuperati è una rosa di tutto rispetto. Lasciando stare per un attimo il discorso Terzini, che secondo me è un discorso particolare. Ma ad oggi non si può dire che la Juventus sia una rosa da buttare via. Anzi, secondo me in questo momento è una delle migliori rose. A livello di 11 titolari, una delle migliori. Di Maria, Vlahovic, Chiesa è un attacco straordinario. Paredes, Pogba, Miretti o Locatelli è un buonissimo centrocampo. La coppia Bonucci-Bremer è una signora coppia difensiva. Portieri, Szczęsny, Perin. Cosa c'è da dire? Alternative lì davanti, Cuadrado, Kostic. È un signor centrocampo. È una signora attacco, una signora rosa. E però qui bisogna fare davvero qualcosa, perché a questo punto la domanda che faccio io è: cosa succede? Allegri secondo me davvero merita di essere, premessa che secondo me non succederà, non ci sarà nessun esonero, non ci sarà nessun cambiamento. La Juventus darà secondo me tutto l'anno ad Allegri per poter gestire la cosa e per poter dire ok, hai vinto, che non hai vinto. Però è preoccupante la situazione. Voglio sapere che ne pensate voi qui sotto nei commenti.